Dove eri al momento del terremoto? È a casa di un mio amico e mi avrebbe portata stamattina in stazione per prendere il treno e arrivare a Domodossola, ma il treno ha fatto un'ora e mezza di ritardo per il terremoto e al momento potrebbero anche cancellarlo. Lei doveva prendere il treno stamattina? Sì, per andare al lavoro a Bologna. Quanto ritardo? Cancellato completamente, tanto era ritardo. Dove era stamattina al momento del terremoto? In casa, in camera. Ho iniziato a muoversi tutto, più riprese. Tanta paura? Effettivamente sì, sì. Quando ho capito cosa stava succedendo, sì. Stavo andando all'università. L'hai sentito bene? Sì, e mi sono, dai, spaventata al momento. È stato... pensato a mia mamma in quel momento. Pensavi rispetto alle volte scorse, questo è stato più forte? Sì, questo rispetto agli anni precedenti l'ho sentito. Poi, beh, speriamo che vada tutto bene. Dove era quando ha sentito la scossa? Ero a letto, abbastanza, mi ha svegliato il terremoto, quindi... Ha avuto paura? Neanche più di tanto, insomma, tanto alla fine, tutto sommato, non ci si può fare niente, quindi... Molta paura, perché io abito al quinto piano e quindi ero in bagno, lo specchio veniva contro di me, l'ho dovuto trattenere con le mani. E poi è stata lunga, dura, e quindi io ho avuto paura l'altra volta, non mi ricordo se era 2016 o 2014. E questa volta anche di più. Tutto danni in casa? Beh, parecchie cose sono cadute, si sono aperti gli armadi e sono cadute diverse cose. Qualcosa si è rotto, pazienza, siamo vivi noi. Ero in casa, a letto, alle 7.07. L'hai avvertita? Sì, purtroppo. E sinceramente di tutti i terremoti che ci possono essere stati fino ad ora è la prima volta che lo sentivo così in maniera forte. Adesso che ne parlo è come se lo rivivessi. Vive da sola? Sì. Io sono sola, sì. È mia figlia, ma lei è con il marito. Danni in casa ce ne sono stati? Danni no, però è caduto della roba. E non so neanche cosa è caduto, perché dalla paura che ho avuto non sono andata a cercare quello che era successo, capito? Siete riversati in strada per sicurezza? No, no, perché io sto al terzo piano, ho paura di scendere con l'ascensore oppure anche nelle scali. E poi ho 95 anni.